Ciao la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un video sulla produttività. Oggi vi mostrerò come organizzo il mio tempo e fidatevi, non è un'organizzazione semplice, anche perché non ho un schema preciso da seguire, dato che le mie giornate cambiano molto spesso. Bene, iniziamo subito con l'organizzazione. La mattina mi sveglio, suppongo, almeno. Poi alle 11 e mezza o 10 e mezza comunque esco con mia mamma di solito. Oppure se devo fare lezione ovviamente mi inizio a preparare, quindi inizio ad accendere il computer, inizio a prendere materiali scolastici, cioè il computer e basta perché tanto non scrivo. Dalle 11 in poi inizio queste fantastiche video lezioni all'università. Dopo aver finito le video lezioni alle 2 vado a mangiare e successivamente riprendo per poi finire completamente alle 17. E alle 17 mi rimangono due opzioni plausibili. La prima è registrare qualche video, oppure giocare o fare altro, e la seconda è uscire. In base alla giornata ovviamente decido se mi conviene restare a casa oppure uscire, ma di solito esco, e Antonio che mi sta ascoltando in questo momento può confermare. È vero! Ecco, e se esco torno a casa verso le 20 più o meno, quindi quando torno mi vado a fare una doccia, ceno e poi o mi metto a fare le cose che avrei fatto anche se non fossi uscita, oppure semplicemente mi rilasso e quindi guardo qualche video, qualche film o cose del genere. Invece se resto a casa di solito mi prendo prima una pausa dallo studio perché devo staccare un attimo la testa, altrimenti esco pazza e mi sparo, e poi cerco di portarmi avanti comunque anche con lavoro per quanto riguarda YouTube, quindi mi metto a registrare, oppure gioco, oppure cerco idee o faccio cose del genere. E ovviamente una parte di questa giornata, anzi una parte di questa serata ormai, perché alle 5 finisco, quindi è una serata diciamo, la dedico anche al portarmi avanti con lo studio, che può essere fare riassunti, che può essere studiare, che può essere magari recuperare appunti che mi sono persa durante le lezioni precedenti, manco fosse una serie di Netflix. Invece, per quanto riguarda il weekend, l'organizzazione è abbastanza diversa. Finora studiavo in qualsiasi momento, fino a poche settimane fa in realtà, e mi facevo prendere anche dall'ansia, però adesso ho deciso che mi dedicherò allo studio dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica proverò a fare completamente altro. Quindi proverò a fare più cose possibili dal lunedì al venerdì in modo da poter fare il sabato e la domenica il cazzo che mi pare, semplicemente. Di solito la domenica la passo a giocare oppure a guardare le serie su Netflix, perché durante la settimana ovviamente escono tutti i nuovi episodi, e io invece che guardarmeli uno alla volta me li guardo tutti la domenica, in modo che poi durante la settimana ho sia tempo per fare YouTube sia tempo per lo studio e non mi devo focalizzare troppo, insomma, su entrambe le cose, anche il sabato e la domenica. Ovviamente ci sono alcune cose che devo per forza fare di sabato o di domenica perché magari sono state spostate le lezioni o cose del genere, quindi devo per forza recuperare e far quadrare il tutto in qualche modo. Il sabato mattina invece di solito lo passo a fare cose per la casa, dando la mano a mia mamma, forse magari, lei non, se mi sente non è d'accordo, ma quella è un altro dettaglio. E poi il pomeriggio di solito esco con la mia migliore amica, o almeno uscivo prima dei nuovi DPCM e delle rivolte che stanno succedendo. Tra l'altro, per quanto riguarda le rivolte, ci ho fatto anche un bellissimo articolo sul mio blog, quindi andatelo a leggere, trovate il link sotto nella descrizione come primo link. Come vi ho detto, non ho uno schema preciso perché dipende molto dai giorni, quindi quello che faccio la domenica potrebbe capitare lunedì o viceversa. E insomma, dipende molto dalle lezioni e da vari altri impegni che non sto qui a dirvi perché non mi interessa, e perché altrimenti questo video durerebbe 3 anni e mezzo. Quindi diciamo che cerco di essere più produttiva possibile, e quindi diciamo che cerco di far quadrare l'università, YouTube e altri progetti personali. Ovviamente anche un po' di vita sociale che non guasta mai. E niente ragazzi, direi che per questo video può essere tutto. Fatemi sapere qual è la vostra organizzazione, se avete una scaletta precisa che seguite durante la settimana o se come me capita molto alla giornata. E so che passate tutta la giornata a guardare Netflix perché non seguite nemmeno le video lezioni. Quindi non fate finta di essere quelli super produttivi qua in mezzo, perché vinco io. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi lasciare un bel pollicino in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni, sempre qua sul canale. Bella!